Buongiorno, sono il dottor Altieri. Oggi parliamo della chirurgia robotica. La chirurgia robotica è l'espressione massima della mini-invasività. Praticamente utilizza dei software avanzati per cui l'operatore seduto ad una console riesce ad avere una visione stereoscopica, quindi tridimensionale delle strutture, mediante un collegamento della console con delle braccia robotiche sul paziente e una videocamera che ha due lenti e permette di vedere intracorporeo in maniera, diciamo, magnificata tutte le strutture corporee. I vantaggi che offre è anche la riproduzione dei movimenti del polso del chirurgo e delle dita in maniera perfetta e minuziosa attraverso delle braccia robotiche che agganciano delle pinze o dei coagulatori oppure dei dissettori, cioè della strumentazione che garantisce un'alta performance. Il vantaggio del robot è sicuramente la magnificazione delle strutture anatomiche, quindi permette di vedere ciò che a occhio nudo non riusciamo a vedere, e con questo intendo quindi una preservazione in alcuni casi e per alcuni interventi di strutture anatomiche che senza robot, diciamo, venivano demolite. Allora, diciamo che i campi di applicazione della robotica in urologia sono vari. Noi lo utilizziamo essenzialmente per quanto riguarda il trattamento del tumore prostatico, che ormai sappiamo essere il tumore più diffuso al mondo, soprattutto nei casi in cui è necessario risparmiare alcune strutture. Il robot consente infatti la preservazione dei fasci neurovascolari, quindi quelle strutture deputate alla preservazione dell'erezione, e anche il risparmio delle strutture anatomiche come il collo vescicale, come l'uretra, la lunghezza dell'uretra, che ci consentono di garantire al paziente una buona continenza post-operatoria. In altri casi il robot trova un largo impiego, quindi è una diciamo ha migliorato il nostro approccio al trattamento della patologia renale. Mi riferisco in particolare al trattamento dei tumori renali. Infatti, il robot, grazie alla magnificazione sempre delle strutture anatomiche, co ha consentito sempre di più di migliorare l'approccio sulle masse tumorali, consentendo una chirurgia nephron-sparing, quindi con risparmio del rene, quindi l'enucleazione del tumore renale con risparmio del rene trova nel robot la massima espressione renale. Abbiamo anche altre patologie che beneficiano di questa grande tecnologia. Una di queste è senza dubbio la sindrome del giunto pielureterale, quella condizione per cui il rene è dilatato a causa di un restringimento della congiunzione del tratto della via urinaria alta renale con l'uretere, tante volte per cause fibrotiche, nella maggior parte dei casi a causa della presenza di un vaso anomalo che comprime l'uretere, il giunto. Il robot consente di vedere accuratamente queste strutture, quindi fare una trasposizione dell'uretere e del giunto al di sopra del vaso anomalo risparmiandolo e quindi riconfigurare la via urinaria garantendo al paziente una guarigione. Allora, il robot, grazie, diciamo, al risparmio delle strutture e all'emostasi minuziosa, riesce a garantire un recupero post-operatorio migliore, quindi a ridurre proprio la degenza post-operatoria,
e anche il rischio di sanguinamento, anche il dolore post-operatorio, perché molti interventi che venivano eseguiti tramite incisioni addominali, quindi risultavano anche molto, diciamo, dolorosi per il paziente, perché prevedevano incisioni muscolari, sono stati, diciamo, minimizzati da questa tecnologia robotica che, diciamo, permette di operare mediante dei fori di circa un centimetro.